Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 97esima puntata della serie. Oggi siamo qui per fare un carro di legna normale, per capirsi. Allora, togliamo i piedi da questa cipatrice. Ok, no, non ci serve, la spostiamo, la leviamo dalle scatole. Ok, spegniamo, no. Vediamo un po' quando arriva giù, ok. Perfetto. Allora, mi dispiace davvero tanto che ieri non c'è stato il video di GTA, non è stato per un motivo di tempistica varia, non so, ma per un motivo molto più semplice, ovvero, adesso non so dove parcheggiare questa cosa, che YouTube mi aveva detto il tuo caricamento è completato, il tuo video sarà pubblicato il tata, non mi ricordo manco più. Ho detto ah bene, guarda, mi ha finito il video. Allora cosa faccio? Chiudo Google e basta, vado a cancellare il video come faccio sempre, perché non mi tengo tutti i video che faccio lì da parte, se no mi servirebbero 46 miliardi di hard disk. E niente, faccio così. Poi stamattina accendo il computer, perché era ieri sera tardi, quando ho spento. Stamattina accendo il computer, metto a caricare la puntata per oggi pomeriggio, alle 4 di GTA, e vedo dalla gestione video. Non mi ricordo più sinceramente cosa c'era scritto di preciso. Comunque, caricamento in corso, 13% rimasto, una cosa del genere. E sono rimasto lì. Ora io dico, YouTube mi aveva segnato che il caricamento era completato. Quindi io ho chiuso, ho cancellato il video, ho detto tanto, il video c'è, e invece no. Mi dispiace, però è così, io. Sinceramente neanche ricordo cosa ho fatto nella. Chi si ricorda il numero della puntata? Comunque la puntata di. Che non c'è stata ieri. Si chiamava GTA 5, hashtag, non mi ricordo, voli fasulli. Sinceramente proprio non ricordo, dirvi la verità, voli fasulli. Forse provavo a volare, mi uccidevo ogni volta, sì, ma non era un granché, infatti ero anche indeciso se caricarla o no quella puntata, quindi mi sa che non vi siete persi quasi niente. Però mi gira un po' le scatole che io ne sono praticamente sicuro che di aver letto sta cosa, a meno che non ero proprio dormito, ma no. YouTube mi ha detto sì, guarda, il tuo caricamento è completato, invece no, vabbè. Mi è venuta anche in mente l'idea di che avevo messo due video e il primo era finito, il secondo no, ma non avevo messo due video, avevo messo solo quello. E quindi non so cosa dire. Mi dispiace. Ah, tra l'altro prendo l'occasione per dirvi che praticamente, non so se vi ricordate, ho fatto un video parecchio tempo fa con More Samo in multiplayer. Adesso, tempo fa anche, circa il mese scorso, ho fatto anche no, un mese no, intorno al 7, l'8, ho fatto anche una specie di film video. Non è venuto il massimo, anche se tutti quelli a cui l'ho chiesto mi dicono che è venuto bene. Io sì, mi piace, ma non ne sono, cioè, è bello. Però ci sono ancora molte cose da migliorare. Allora, tra cui quella da migliorare di più, allora non ho messo nessun tipo di. Sapete che io non ho il joystick, quindi non posso muovermi facendo le riprese, però non ho messo neanche la following camera. Sinceramente non ci ho neanche pensato a metterla. Boh. Per il resto, l'altra cosa è che praticamente
essendoci anche Daniele Simone, che è nuovo nostro amico giocatore che ci dà una mano, è stato un po' una pecca che loro neanche hanno il joystick, neanche il volante, e quindi viene un po' lo sterzo a scatti, tipo così come faccio io, perché io ho il volante, come sapete, ho il G27, che non lo so, ma non è il massimo per farming. Per farming il massimo è il SciTech, su come la vedo io, perché comunque hai anche il joystick, cioè oddio, il massimo secondo me, se io mi prendessi assieme al G27, cosa che ho intenzione di fare a breve, perché mi sto avvicinando anche un po' al mondo dei simulatori di aerei, quindi avevo voglia di portarvi qualche video su Microsoft Flight Simulator X. Poi diciamo che l'aereo è andato a farsi a tagliare gli alberi, e quindi ho preferito non portarvelo. Diciamo che non sono ancora bravo, perché uso mouse e tastiera ed è davvero scomodo, perché io guido col mouse per forza. Si può anche usare la tastiera, ma non va bene, cioè non è sensibile, non vale niente, poi è lenta. E poi per cambiare tutte le impostazioni, rispondere alla TC, non so se l'avete presente, comunque fare tutte quelle cose, non posso usare il mouse solo per guidare, ma devo anche rispondere alla TC e cambiare i controlli dell'aereo, tipo flap, quelle robe lì. E quindi diventa un casino, perché devo mollare i comandi dell'aereo. E sebbene ci sia anche l'autopilota, insomma, non è mai il massimo. E tra l'altro, vabbè, chiudiamo lì, piccola parentesi. Vi dicevo che se io prendessi l'Extreme 3D Pro, che sarebbe la cloche joystick, chiamatela come volete, da Logitech, che secondo me è una delle migliori. No. Non, magari non in campo di aerei, perché in campo di aerei c'è la Thrustmaster, qualcosa del genere, che anche la con la mano, acceleratore a mano, diciamo. Ma secondo me per tipo farming i caricatori, quello lì sarebbe davvero il massimo. Infatti ci pensavo. Poi per quanto riguarda i pulsanti, la pulsantiera che c'ha la SciTech, non so se la vendono separatamente, perché, ma se la vendessero separatamente, comunque, uno che si prende Logitech G27, la Extreme 3D Pro 1, 2, prendetevele quante volete, so che gente usa anche 2, solo che poi come si muove lo sa solo lui, cioè va bene col volante, però boh, sì, in effetti, quindi sì, ha senso. E magari una pulsantiera, qualcosa, a parte che ci spendo una cifra di soldi, perché tipo il G27 attualmente costa sui 300, ve lo dico subito, attualmente costa 365,99 euro, 90, 95 forse, ho appena guardato, ma non mi ricordo, su Amazon, perché boh, io guardo tutto su Amazon i prezzi, cioè sempre comprato da Amazon, nessun altro sito. Beh, giochi da Steam, ma non c'entra. Ah, tra l'altro, voi questo video lo state vedendo il giorno prima, in teoria oggi è il 28. Non ho voglia di interrompere di nuovo la registrazione per dirvelo. Comunque, voi sapete che giorno è, il 29 uscirà la 29, vero? Mi sembra proprio di sì. O il 29 o il 30, comunque. Uscirà la Gold Edition di Farming Simulator 2015, che io prenderò. Adesso è probabile che io vi abbia già fatto un video. Ah, ho preso tutto? Va bene. Ancora. Vi abbia già fatto un video riguardo a questa cosa qui. Prendiamo questo bello lungo. Alto. Allora.
Sinceramente, boh, non ero tanto tentato, solo che poi, vabbè, facendovi video di farming, sicuramente la seconda stagione non sarà su quella mappa, come sapete. O magari sì, faremo magari una presentazione. E magari quel pezzettino in mezzo che vi avevo detto che non ci sarebbe stato farming, la serie, perlomeno perché presentazioni sì, anche se adesso sono un po' meno attivo perché fai di problemini che poi vabbè niente, poi vi dirò. Potrei fare una piccola serie lì, magari non so, ditemi voi. Comunque dai, trattori, ci sono dei trattori russi. Allora, io ve lo dico, sinceramente questo DLC io l'ho preso, cioè l'ho preso, lo prenderò perché adesso non è ancora uscito per me. Neanche per voi, lo prenderò solo per la mappa e la trincia, perché tutto il resto mi fa veramente schifo, diciamo pure così. I trattori sono dei, oddio, aspetta che mi scappa il nome, non raba, R, ce l'ho sulla punta della lingua ma non mi viene. Neanche tu, no, vabbè, comunque sono trattori russi. Che poi, se mi viene in mente ve lo dico, se no vi viene scritto in alto, tipo adesso. Sono trattori russi che non ce n'è che mi piacciono. Ok, mi sono riflesso, mi sono spaventato. In realtà non in farming. L'unica cosa secondo me valida di questo DLC è la trincia, perché ci sono due trebbie piccoline, a giudicare dai nomi delle barre sono una 6 metri e una 7,5, ora non lo ricordo bene. Comunque vi ho detto tutto dettagliatamente nel video, andatevi a vedere, non l'avete visto. Niente, altro da dire, non ce l'ho riguardo a questo DLC, la Gorzovka mi pare si chiami la mappa. Boh, c'è il Tatra che l'abbiamo già visto, c'è un bel carretto e una bella seminatrice. Bah, poi vediamo. Ok ragazzi, ero troppo curioso, sono andato a vedere come si chiamano i trattori, sono Zetor. Tra l'altro ci sono tre, uno che proprio non mi piace, è vecchio. Uno ha anche la possibilità di caricatore frontale, sembra sui 70-80 cavalli, 75 cavalli direi. Ma anche forse qualcosina di più, vabbè. E la data di rilascio è per il 29 ottobre al prezzo di 14,99 euro. Io non so, di solito Steam i DLC non li sconta tanto, ma comunque in genere quando ci sono queste cose preordinare, Steam davvero fa delle buone offerte, sconti anche molto buoni. Tanto guardate come ho preso tutto pronto, vabbè. Quindi se vi interessa, se voi avete il gioco da originale dovete prendere l'originale, se avete il gioco da Steam prendete Steam perché sì, e se invece avete il gioco in cassetta dovete prendere sempre quello originale. Boh, io ce l'ho su Steam, prendo per forza quello di Steam. Altro da dire riguardo a questo DLC, non ne ho. Perché, sì, guardate. Non so, il Tatra vi ho detto c'è già. Non sembra così bello. Secondo me, però, ha. Secondo me, la Giants, quando ha fatto sto DLC, mi ha ascoltato. Perché io, appena era uscito Farming, avrei detto no, questo camion non si può vedere in Farming. Cioè, sì, è alto il man. Parlo del man, è alto. Però, boh, c'ha cabina alta, lunga. Cioè, non è un camion da girare nei campi. Questo è come lo vedo io, Poi ognuno può vederla in un altro modo, nel suo modo. E questo qui, invece, sì, è davvero un camion che può girare nei campi. Cioè, oddio, anche quello ci può girare. Però sembra più da strada, ecco, diciamo così. Tanto questo per i neutronchi ovunque. Altra cosa, io sto aspettando invece il DLC Holmer, quello lì che hanno già fatto preview da 12 anni.
No, 12 anni no, ma penso 6 mesi sì. Boh, nient'altro da dire. Quindi ragazzi, direi che per questa puntata è tutto. Non abbiamo fatto nient'altro. Nella prossima mi finirò di caricare qua la legna off camera e andremo a venderla. Perché la segheria è già piena. E niente, da Dan è tutto. Ciao a tutti.